Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazareth. Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi. Contempliamo la bellezza di questo mistero, sottolineando anche due aspetti concreti per le nostre famiglie. Il primo, la famiglia è la storia da cui proveniamo. Ognuno di noi ha la propria storia. Nessuno è nato magicamente, con la bacchetta magica. Ognuno di noi ha una storia e la famiglia è la storia da dove noi proveniamo. Il Vangelo della liturgia odierna ci ricorda che anche Gesù è figlio di una storia familiare. Lo vediamo viaggiare a Gerusalemme con Maria e Giuseppe per la Pasqua. Poi fa preoccupare la mamma e il papà che non lo trovano. Ritrovato, torna a casa con loro. È bello vedere Gesù inserito nella trama degli affetti familiari che nasce e cresce nell'abbraccio e nelle preoccupazioni dei suoi. E questo è importante anche per noi. Proveniamo da una storia intessuta di legami, di amore, e la persona che siamo oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufruito, ma dall'amore che abbiamo ricevuto, dall'amore nel seno della famiglia. Forse non siamo nati in una famiglia eccezionale e senza problemi, ma è la nostra storia. Ognuno deve pensare: è la mia storia, sono le nostre radici. Se le tagliamo, la vita inaridisce. Dio non ci ha creati per essere condottieri solitari, ma per camminare insieme. Ringraziamolo e preghiamolo per le nostre famiglie. Dio ci pensa e ci vuole insieme, grati, uniti, capaci di custodire le radici. E dobbiamo pensare a questa, alla propria storia. Secondo aspetto, ad essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo che anche nella Santa Famiglia non va tutto bene. Ci sono problemi inattesi, angosce, sofferenze. Non esiste la Santa Famiglia delle immaginette. Maria e Giuseppe perdono Gesù e angosciati lo cercano per poi trovarlo dopo 3 giorni. E quando seduto tra i maestri del Tempio risponde che deve occuparsi delle cose del Padre suo, non comprendono. Hanno bisogno di tempo per imparare a conoscere il loro figlio. Così anche per noi, ogni giorno in famiglia bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana e si vince con il giusto atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni. E anche questo ci aiuta tanto a parlare in famiglia, parlare a tavola. Il dialogo fra i genitori e i figli, il dialogo fra i fratelli, ci aiuta a vivere questa radice familiare che viene dai nonni, il dialogo con i nonni. E come si fa questo? Guardiamo Maria, che nel Vangelo di oggi dice a Gesù: tuo padre e io ti cercavamo. Tuo padre e io, non dice io e tuo padre. Prima dell'io c'è il tu. Impariamo questo. Prima dell'io è tu. Nella mia lingua c'è un aggettivo per la gente che prima dice l'io e poi il tu. Io, me, con me e per me e a mio profitto. È gente che è così, prima l'io e poi il tu. No, nella Sacra Famiglia prima il tu e dopo l'io. Per custodire l'armonia in famiglia
bisogna combattere la dittatura del io. Quando l'io si gonfia, no, è pericoloso. Quando invece di ascoltarci ci rinfacciamo gli sbagli, quando anziché avere gesti di cura per gli altri ci fissiamo nei nostri bisogni, quando invece di dialogare ci isoliamo col telefonino. È triste vedere a pranzo una famiglia, ognuno con il proprio telefonino, senza parlarci. Ognuno parla col telefonino. Quando ci si accusa a vicenda, ripetendo sempre le solite frasi, inscenando una commedia già vista, dove ognuno vuole aver ragione e alla fine cala un freddo silenzio, quel silenzio tagliante, freddo, dopo una discussione familiare. È brutto, quello bruttissimo. Ripeto un consiglio. Alla sera, dopo tutto, fare la pace. Sempre, non andare a dormire senza fare la pace. Mai andare a dormire senza aver fatto la pace. Altrimenti il giorno dopo ci sarà la guerra fredda e questa è pericolosa perché incomincerà una storia di rimproveri, una storia di risentimenti. Quante volte purtroppo tra le mura domestiche da silenzi troppo lunghi e da egoismi non curati nascono e crescono conflitti. A volte si arriva persino a violenze fisiche e morali. Questo lacera l'armonia e uccide la famiglia. Convertiamoci dal io al tu. Quello che deve essere più importante nella famiglia è il tu. E ogni giorno, per favore, pregare un po' insieme, se potete, fare lo sforzo per chiedere a Dio il dono della pace in famiglia. Impegniamoci tutti, genitori, figli, chiesa, società civile, a sostenere, difendere e custodire la famiglia, che è il nostro tesoro. La Vergine Maria, sposa di Giuseppe e mamma di Gesù, protegga le nostre famiglie. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili tua incarnazione in cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Mi rivolgo ora agli sposi di tutto il mondo. Oggi, nella festa della Santa Famiglia, viene pubblicata una lettera che ho scritto pensando a voi. Vuole essere il mio regalo di Natale per voi, sposi, un incoraggiamento, un segno di vicinanza
e anche un'occasione di meditazione. È importante riflettere e fare esperienza della bontà e della tenerezza di Dio che con mano paterna guida i passi degli sposi sulla via del bene. Il Signore dia a tutti gli sposi la forza e la gioia di continuare il cammino intrapreso. Voglio anche ricordarvi che ci stiamo avvicinando all'incontro mondiale delle famiglie. Vi invito a prepararvi a questo evento, specialmente con la preghiera, e a viverlo nelle vostre diocesi insieme alle altre famiglie. E anche parlando della famiglia, mi viene una preoccupazione vera. Almeno qui in Italia, l'inverno demografico. Sembra che tanti hanno perso l'illusione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Pensatevi a questo, è una tragedia. Alcuni minuti fa ho visto nel programma Tua Immagine come si parlava di questo problema grave, l'inverno demografico. Facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, anche contro il nostro futuro. Saluto ora tutti voi, pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Vedo qui i polacchi, i brasiliani, e vedo lì anche i colombiani. Le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni. Rinnovo l'augurio che la contemplazione del bambino Gesù, cuore e centro della festività natalizie, possa suscitare atteggiamenti di fraternità e di condivisione nelle famiglie e nella comunità. E anche per festeggiare un po' il Natale, farà bene fare una visita al presepe e ai 100 presepi che sono sotto il colonnato. Questo ci aiuterà anche. In questi giorni ho ricevuto messaggi augurali da Roma e da altre parti del mondo. Purtroppo non è possibile rispondere a tutti, ma prego per ognuno e ringrazio specialmente per le preghiere che tanti di voi hanno promesso di fare. Pregate per me, non dimenticatevi. Grazie tante e buona festa della Santa Famiglia. Buon pranzo e arrivederci.